le elezioni Berlusconi in questo quadro non è una cosa, diciamo, facilissima, no, lo sappiamo, insomma, nel senso, i numeri bisogna vedere. Dopodiché ho visto che Berlusconi ha risposto, credo per primo, all'appello del segretario del PD per trattare insieme, per parlare insieme del prossimo Presidente della Repubblica, e quindi atteso che, diciamo, secondo me il PD Berlusconi non lo vota, credo che questo significhi anche che Berlusconi sta facendo un passo indietro, così l'ho interpretato io, insomma, come il fatto che non sia più interessato a questa partita. In ogni caso, per me rimane fondamentale che il centrodestra si muova compatto, e che si muova compatto con senso di responsabilità per dare a questa nazione un Presidente della Repubblica che abbia rispetto della sovranità italiana.